Mister, la Carrarese non aveva mai perso qua, aveva concesso solo due pareggi, solo due gol. Stasera è venuta fuori una partita forse anche un po' pazza. Non so come la può leggere adesso che è finita. È stata una partita piena di occasioni da rete, da una parte e dall'altra. Va sempre per chi concretizza meglio l'episodio. Oggi ha avuto la meglio l'Arezzo, però insomma non sto lì a criticare eccessivamente la giornata negativa che abbiamo avuto nella fase difensiva, perché fino ad oggi abbiamo fatto sempre tutto molto bene. Oggi abbiamo fatto molto bene anche la fase offensiva, però il risultato non ci dà ragione, quindi va così. Decisivo è stato il rigore sbagliato sullo 0-0, mister, quello che ha indirizzato poi la partita su binari diversi, oppure no? Beh, averlo fatto probabilmente costringeva loro magari a fare una partita in salita, che poi comunque sarebbe stato ancora 70 minuti più o meno da giocare ancora, quindi era lunga. No, direi che il doppio svantaggio alla fine del primo tempo ci ha comunque stordito un po' e comunque costretto a un forcing maggiore di quello che in realtà la partita poteva richiamare, ecco, è un dispendio di energie comunque grosso. Alla vigilia aveva detto becchiamo l'Arezzo nel momento migliore dal campo, ecco che segnali ha avuto, se insomma anche rispetto alla partita di andata si è vista una squadra diversa. Secondo me l'Arezzo aveva fatto una buona partita pure l'andata. Va per gli episodi, come ho detto prima. Io penso che le caratteristiche che hanno nella fase offensiva siano caratteristiche da grande squadra. Hanno giocatori importanti per far gol a chiunque, perché i giocatori rapidi e tecnici fanno gol a chiunque. Lo sapevamo noi, infatti, come ho detto prima, non mi piace affrontare questo tipo di avversari che hanno tecnica e velocità e comunque attacco a profondità, però. Non ci ha detto, non è che non ci ha detto bene, non abbiamo fatto delle cose per bene rispetto a quello che facciamo solitamente. Obiettivo della Carrarese, adesso le due là davanti oggi hanno frenato, però insomma sono un po' lontane, no, mister? Sì, ma nel cammino che abbiamo fatto, seppur buono, togliendo la sconfitta di oggi, la squadra non ha manifestato picchi d'alta classifica perché quelle davanti hanno corso troppo per noi. Ora è vero pure che qualcheduna di loro può rallentare, ma vedi che comunque i risultati di quelle dietro si vanno di pari passo alle due davanti, perché il campionato è così, non ci sono squadre materasso, non c'è una partita facile, è da andarsi a guadagnare i punti in qualsiasi campo, quindi non stiamo là a fare tanti calcoli, pensiamo di domenica in domenica a portare a casa quello che possiamo portare a casa.